Ciao tesori e tesore, ciao! Voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti del mio canale. Un bacio grande, grazie per alcuni video che vengono seguiti molto e mi fa tanto tanto piacere. E finalmente riesco a registrare questo video che volevo già registrare molto prima, ma non mi era possibile, sia per il fatto degli impegni, sia per il fatto che le mie cucciole, tra la cucciola e la gatta, non mi danno tregua. Ora che dormono, approfitto. Vi volevo parlare della mia nuova passione, che come avrete capito è l'uncinetto. Questo non significa che ho messo da parte le perline, assolutamente. Solo che ho acquistato questa rivista Amigurumi, è stata la prima rivista che ho acquistato, veramente molto molto bella. All'interno di questa rivista ci sono tanti progetti, del quale io alcuni li ho realizzati e mi sono venuti molto bene. Vi mostrerò le foto e non li ho più con me. Le uniche cose che mi sono rimaste ve le mostrerò più da vicino. Poi ho realizzato due borse in fettuccia, una nera che non è più con me e una rossa che è per me. E vi mostrerò anche questo, così mi potete dare qualche consiglio. Io ho sempre piacere di ricevere consigli, di sapere se vi piacciono o meno le cose che realizzo. E niente, ci sono delle sorprese che sto preparando con le perline, che poi piano piano caricherò. Vi lascio con le creazioni che ho realizzato e poi spero presto di girare un nuovo video di un ordine che ho fatto su un sito del quale vi vorrei parlare. Vi mando un bacio grande, alla prossima. Ciao tesori e tesorie, ciao! Che mi è rimasto degli amigurumi, queste coccinelle. Le altre creazioni vi mostro le foto perché non le ho più. Ho fatto queste coccinelle arancione e rossa e sono entusiasta di queste coccinelle perché prima sono le primissime e il secondo è perché mi sto imparando il ricamo sulla lana e per questo mi piace tantissimo. Poi ho fatto Hello Kitty e l'ho fatta di mia fantasia senza schema e se vi piace vi posso realizzare il tutorial. Fatemi sapere se vi piace o meno, posso realizzare il tutorial. Questa è la mia primissima Hello Kitty. Poi ho fatto questa borsa all'uncinetto sempre con la fettuccia e l'ho realizzata per me a maglia bassa e maglia costa. E di quella nera vi mostrerò la foto. Spero che vi piace. E queste sono le mie piccolissime creazioni. Alla prossima!